Ancora violenza a Trieste, di nuovo con l'utilizzo di una lama. Ferite all'addome per un ragazzo di 17 anni aggredito da due coetanei, sia la vittima che gli aggressori sono di origine straniera. L'episodio è avvenuto nei pressi di un istituto professionale di Via dell'Istria intorno alle 14. La vittima conosceva gli aggressori. Il fatto violento si è scatenato dopo un'accesa discussione, sembrerebbe per futili motivi. Uno dei malintenzionati ha estratto un temperino agitando la lama davanti al malcapitato fino a decidere di colpirlo con un fendente. E infatti il giovane è stato raggiunto all'addome. Una ferita da taglio, fortunatamente non troppo grave, ma tale da richiedere l'intervento dei medici. Infatti, dopo l'aggressione, il 17enne è stato portato al vicino ospedale Burlo Garofalo dopo una prima medicazione sul posto. La posizione degli aggressori è ora al vaglio dei carabinieri di Via Hermet. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno scatenato la violenza. Quello di oggi è solo l'ultimo dei tanti fatti di cronaca emersi a Trieste nell'ultimo periodo tra risse, accoltellamenti e rapine. Domenica scorsa la doppia rissa in Piazza Volontari Giuliani e Giardino Pubblico, quasi 30 persone coinvolte. Solo pochi giorni fa un altro minorenne in pieno centro cittadino era stato inseguito da alcuni uomini armati di coltello che avrebbero tentato di rapinarlo.